Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuovo video recensione. Voglio parlarvi di una tisana, una tisana che troverete in commercio tranquillamente. E sto parlando della tisana digestiva della Sonidoro io vi parlo della Tisanal Sonidoro che ho scoperto per puro caso l'ho trovata in promozione la stavano sponsorizzando era appena uscita ora non so il video quando andrà in onda comunque eh, io l'ho trovata in promozione a metà febbraio l'ho pagato 2,25 euro ecco perché dico che era in promozione perché non credo sia questo il suo prezzo originario io non ho controllato qual è il prezzo di vendita ma uh, l'ho presa al volo perché, come si vede dalla confezione, questa tisana è alla liquirizia: ha questo forte e intenso odore di liquirizia. Tisana digestiva con liquirizia e anice verde. Io adoro le profumazioni che sono di menta, di liquirizia, di anice. La confezione è una confezione da uh, 20 filtri e la classica. All'interno i filtri sono i classici, come quelli della camomilla, come quelli del tè. Um, il filtrino è contenuto nella sua bustina, che profuma ancora, bustina salva Roma. Sono 20 filtrini separati e, ed è una tisana digestiva, dicevo, perché questa è una tisana che va presa dopo i pasti, quindi diciamo quella del pomeriggio, io la bevo anche la sera. Onestamente, la bevo anche di sera perché mi concilia il sonno, mi piace avere questa profumazione, è una coccola. Andiamo a leggere cosa c'è scritto sulla confezione: Sogni d'oro, coccola della natura. La tisana sono idrodigestiva con liquidizia e anice verde, che possono facilitare la funzionalità digestiva e in più l'estratto di menta con un concentrato della pianta. Il suo profumo lo si sente anche quando trovate sullo scaffale la confezione. Quindi, magari se volete semplicemente annusarla, sentirete che buon sapore, che buon odore ha. Le nostre tisane sono miscele esclusive di piante che ne esaltano funzionalità e gusto naturale sono complementi alimentari inclusi nel registro del Ministero della Salute, contengono estratto vegetale, un concentrato della pianta. L'unica cosa che a me non piace di questo prodotto, ma come di tutte le camomille, le tisane, di tutti i tè, ehm, che sono confezionati nel filtrino, in quelle famose bustine, non so se si vede bene. In queste famose bustine, sono fatte con quel prodotto che secondo me fa malissimo. Lì ci vorrebbe stare lì ad aprirle, filtrarle e bevere, però è troppo lungo il procedimento. Diciamo che bisognerebbe perderci un po' di tempo. Ovviamente ci sono vari tipi di tisane. Io ho scelto questa, ma ce ne sono altre. Rilassante, regolarità, snellente, digestiva, drenante, depurativa e al finocchio. E poi ovviamente dicono leggere le avvertezze riportate sulle confezioni digestiva complemento alimentare ingredienti uh, anice verde frutto 27% liquirizia radice decorticata 24% menta in foglie camomilla fiori menta in foglie estratto secco 6% consigli di uso si fa normalmente, eh? non ci sono cose strane da preparare, si consiglia l'assunzione di una tisana dopo ogni pasto principale, non superare la dose giornaliera consigliata, avvertenze, tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni, durante l'allattamento, prima di utilizzare il prodotto, consultare il proprio medico. Contiene liquirizia, evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione, ma questo vale per qualsiasi tè, perché comunque i tè hanno una funzione eccitante e questo a meno che non siano quelli decinati. I complementi alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare in luogo fresco e asciutto da consumarsi preferibilmente entro, vedi la confezione. Consigli per la preparazione: usare un filtro per tazza, aggiungere acqua bollente e lasciare in infusione per 5 minuti ogni filtro pesa circa 2 grammi consigliatissimo se vi piace il sapore della liquirizia, della menta e dell'anice questa fa proprio per voi il mio video termina qui se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su ci vediamo al prossimo video ricordate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti così non perdete i prossimi video e seguitemi sui canali social ve li lascio qui in sovraimpressione ciao e alla prossima